Un peccato perché ci avevamo fatto la bocca buona. Il Piacenza era vicinissimo all'ottavo posto. A un certo punto sembravano incastrarsi tutti i risultati. Nella vostra partita eravate francamente in controllo. Dagli altri campi arrivavano buoni segnali. Poi che cosa è successo? Ma è successo un piccolo blackout su quella punizione che abbiamo preso un gol, il primo gol in sostanza, e lì c'è stato un attimo di sbandamento, perché il secondo è stato successivo, non c'è stato il tempo di organizzarsi. In effetti la partita era saldamente in mano, dovevamo chiuderla già nel primo tempo, abbiamo avuto delle occasioni, penso, stratosferiche o importanti o comunque che ci avrebbero permesso di chiuderla definitivamente, però è sempre così, se non lo fai e dopo le partite in questo girone, nella Serie C, sono tutte aperte, loro erano con l'acqua alla gola, erano morti, spacciati, quindi ha tirato fuori da quel gol l'entusiasmo sufficiente per sopravvivere. Noi in quel momento eravamo veramente all'ottavo posto e ci stavamo credendo, quindi ci ha un po' spiazzato anche su 2-1, eravamo ancora in vantaggio, aveva segnato il Legnago, vabbè, poi dopo è andata a prescindere che Juventus ha segnato, ha vinto, eccetera, però rimane un po' l'amaro in bocca, anche alcune note positive perché abbiamo dimostrato di stare sul campo con facilità e poi dopo, vabbè, lì dobbiamo solamente adesso recuperare le forze fisiche e mentali per andare poi a affrontare questo playoff che ci siamo meritati, dai, secondo me è stata poi una buona stagione regolare, una buona cavalcata. Amorini. Eccomi, ciao Moreno. Secondo me questa partita di fatto non aggiunge, toglie nulla delle prestazioni del Piacenza. Mi spiego che cosa intendo. Cioè, Piacenza nel primo tempo è stato nettamente superiore al Serenio e questo 11 dimostra di essere una squadra, secondo me, in salute. L'errore è stato quello di sbagliare troppi gol del 3-0 perché ci sono state occasioni molto importanti. La seconda cosa che ti dico è chiaro che nella ripresa, con tutti i cambi che ci sono stati, la squadra ha perso un po' quelle certezze che aveva. Sì, no, concordiamo con l'analisi, nel senso che nel primo tempo vanno chiuse queste partite, questo campionato, la Serie C deve essere chiusa, se no sono sempre vive, basta una disattenzione, una stupidata, una palla che rimbalza in qualche maniera e si riapre tutto. Si è sempre risaputo questo, lo diciamo sempre, nel bene e nel male, a volte abbiamo sfruttato le occasioni. Qui in effetti eravamo, come abbiamo detto prima, in netto così predominio mentale territoriale, pensavamo di portarla via. I cambi sono stati necessità sia in prospettiva sia risultato che ci faceva ben sperare, e una munizione, una serie di crampi, abbiamo dovuto ribaltare alcune scelte, alcune soluzioni, perché noi abbiamo un domani, loro non ce l'avevano più, noi avevamo la certezza di avere un domani e di farlo nel miglior modo possibile. Poi, a prescindere che il risultato della Juventus fosse andato a finire nella maniera che non volevamo, però diciamo che la tra diffide e ammonizioni avevamo la necessità anche a 10 minuti dalla fine di provare così a portare in ogni caso a casa la situazione. E poi di prepararci anche di non far stupidate, ecco. Poi è andata così, probabilmente doveva andare così, ecco, nel senso, a prescindere da quello che potessimo aver fatto noi, il risultato degli avversari avrebbe precluso l'ottavo posto. Ecco, Parisi era in tribuna, quindi non era pronto. Al suo posto hai fatto giocare Nava da terzino destro, che ha dimostrato che può fare anche quel ruolo lì. E la scelta di Pratelli, che l'abbiamo visto al posto di Tintori dopo che non giocava da tempo? Ma è stato concordato chiaramente con lo staff, mister, eccetera, e tutti, anche perché Tintori veniva da sì, una serie importante di partite, noi abbiamo però bisogno di portare avanti i due portieri e non far perdere
la fiducia e non far perdere la, la certezza anche al nostro, non brucio via il numero 12 in questo momento, al, al nostro altro portiere, ecco, due ragazzi eccezionali come ragazzi che si equivalgono. Adesso aveva la fortuna e la qualità di mostrare sensori di riuscire a così a fare andare avanti la titolarità, però ecco, noi abbiamo bisogno di avere comunque in fiducia due portieri. Questa poteva essere la piccola medicina che poteva comunque far sì che il gruppo e la squadra fosse più forte in ogni suo reparto, ecco. Un'ultima battuta, Moreno, parlando proprio di play-off, guardando il futuro, la Juventus è secondo me l'avversario più complicato ma anche più stimolante che c'è. Ma sì, è vero, è complicato perché poi non si sa mai chi gioca, chi c'è, chi non c'è, chi va su con la prima squadra, chi va e quindi è sempre un avversario particolare da preparare. Abbiamo fatto una partita eccezionale all'andata, se ci ricordiamo tutti, un primo tempo incredibile nostro, un secondo loro, partita bellissima, la seconda invece ci ha dato quella mare in bocca e quindi siamo molto stimolati da capire un po' di quello che effettivamente siamo contro di loro e abbiamo voglia di giocare, sì, un avversario chiaramente stimolante, già il nome lo ti accende, eccetera. I giocatori loro bravi, individualmente con delle qualità incredibili, però bisogna diventare squadra in un campionato di questa categoria. Noi ci siamo calati dentro, la realtà è questa, è nostra, la Serie C ci siamo, quindi ci riteniamo pronti all'altezza, poi vediamo il campo, però ecco, la cosa ci stimola e ci piacerebbe rifarci di quella partita di ritorno che non è piaciuta a nessuno.